Agrigento i primi nidi famiglia, al villaggio Mosea l'opera una struttura no profit, l'inaugurazione, gli interventi al videogiornale, Gloria Scafè. Sfogliando la rubrica della città di Agrigento è possibile cogliere delle iniziative che ne segnano la crescita. Esempio calzante è la nascita dei primi nidi famiglia che già da qualche mese si affacciano in città. È la volta del nido Scarabocchiando a casa di Carmela, sostenuto dall'associazione no profit di nidi famiglia e rete Scarabocchiando, la cui sede natale è a Roma e abbracciata in Sicilia dalle coordinatrici pedagogiche Gabriella Schembri e Roberta Schembri. Nidi famiglia, il nome stesso lo dice, nidi che nascono all'interno di case abitate regolarmente da una famiglia, in cui la mamma professionalmente formata ospiterà un numero massimo di 5 bambini, accogliendoli in un ambiente appositamente creato secondo il sistema montessoriano, dunque con un arredamento a misura di bambino. Carmela Catania è la Tagesmutter, parola tedesca che vuol dire mamma di giorno, che, coadiuvata dalla figlia Simona Pecoraro, risponde all'esigenza di conciliare l'educazione dei bambini con le esigenze lavorative dei genitori. Proprio oggi apro la mia casa ai bimbi con grande emozione e con la collaborazione della mia famiglia. Oggi per me è una grande giornata perché raggiungo un obiettivo da tanto tempo che sogno e finalmente lo porto a termine. Il nostro progetto è quello di aiutare le famiglie a portare i bimbi in un ambiente familiare caldo, dove le sicurezze, le norme sono tutte attentamente studiate, e proponiamo di avere, di dare la possibilità a tutte le famiglie di sentirsi sicure in un ambiente familiare con tanto calore e tanto amore. Poi abbiamo intenzione di portare avanti dei progetti proprio al montessoriani. Dottoressa Gabriella Schembri, lei è una delle coordinatrici pedagogiche dell'associazione Scarabocchiando che nasce a Roma, ma che avete abbracciato qui in Sicilia, e infatti questo asilo ne è un esempio. Sì, infatti parliamo dell'associazione Scarabocchiando, un'associazione no profit che fa capo a Roma e che ha ramificazioni in tutta Italia. Finalmente anche qui ad Agrigento, anche in Sicilia, stanno cominciando ad aprire i nidi famiglia, che sono veramente un servizio innovativo che nasce in Germania come chiamato Tagesmutter, dove praticamente è un supporto alle famiglie, ma è un supporto che si basa bene sulla pedagogia appunto familiare, cioè riproporre a 360 gradi quello che è il nido, cioè i ritmi, tutte le sensazioni, tutte le emozioni che in genere si provano appunto all'interno della famiglia. Voglio fare gli auguri a Carmela che oggi inizia questa sua nuova avventura. Già Claudia la settimana scorsa aveva iniziato e speriamo, abbiamo già in progetto tanti altri nidi famiglia. Oggi è il giorno di Carmela, quindi auguriamo a lei buona fortuna e speriamo tutto andrà bene, anzi siamo certi. Per i nidi dell'associazione Scarabocchiando sono previsti molti accorgimenti. La casa accogliente è assicurata, i bambini verranno seguiti da una dieta appositamente stilata dal nutrizionista e mensilmente sono previsti incontri di aggiornamento con psicologi, pediatri e pedagogisti che monitoreranno il percorso di crescita dei piccoli utenti.